Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio ritornare a parlare di Erx Adventure perché dopo oltre un anno dalla sua uscita, o meglio dalla sua riedizione in digitale con i PlayStation Plus Classic, perché per tutti gli utenti premium è gratuito, se no mi sembra che costa, tra l'altro poco, dovrebbe essere sui 5 euro, questo gioco che a vedere le animazioni così sembrerebbe un cartone animato quasi della Dingo Picture, in realtà era un gioco uscito all'epoca della PlayStation 1, infatti questa è la conversione del titolo PS1 realizzato da LucasArts, quindi non gli ultimi degli stronzi, ma diciamo degli sviluppatori molto molto capaci. E finalmente, appunto, dopo oltre un anno dalla sua uscita, è stata fatta una patch per aggiungere i trofei. L'unica piccola problematica è che il gioco, nonostante sia cross-buy PS4 e PS5, al momento ha i trofei solo per la versione PS4, che è una cosa che davvero non riesco a comprendere. È già successo con Abe, perché Abe Exodus, Abe Odyssey, mi confondo io ogni volta ad andare a vedere quale Abe abbia i trofei. Abe Exodus, devo andare a ricontrollare. Poi li hanno aggiunti anche in versione PS5, adesso andando a controllare online, però un bel po' di tempo dopo, perché se non ricordo male ci avevo fatto anche appunto il video. E stesso discorso anche questo Erx Adventure, adesso dopo Ferragosto ha ricevuto questa patch per PS4, ma come vedrete dopo un bel po' di giorni, io ho aspettato a parlarne appunto per vedere se saltavano fuori i trofei anche per PS5, l'ho reinstallato, ho provato a farlo partire, ho giocato un po', per la PS4 mi ha messo il set di trofei. Tra l'altro si tratta di ben 36 trofei con il platino, quindi andando a vedere i nomi sembrerebbe che in pratica bisogna finire il gioco e andare a recuperare un po' tutti gli oggetti, tutte le cose speciali, quindi finirlo per così dire al top, che potrebbe anche non essere una cosa facile, perché come vedete è un misto di adventure e platform con elementi diciamo un po' alla Zelda, in cui potevi recuperare oggetti particolari, armi secondarie per fare determinate cose, dovevi spostarti nella mappa che era molto libera. Infatti se guardate poi anche il video che ho fatto quando ne parlavo, questo è un titolone che in pochi conoscevano. E ripeto, a guardare le immagini, a guardare qui il filmato d'apertura, sembrerebbe una cazzatina, invece vi assicuro che è un gioco ancora adesso, dopo quasi 30 anni, molto appagante. Però c'è da dire che senza i trofei non ero molto spronato a rigiocarci, soprattutto era uscito in un periodo in cui avevo un botto di giochi da fare e quindi l'avevo proprio lasciato in disparte. Adesso che sono arrivati i trofei anche per diciamo appunto PS4, mi viene voglia di rimetterci mano. Non ho purtroppo anche questo un periodo buono, perché siamo a fine agosto e stanno arrivando tutti i vari titoli, ad esempio il 20, se riesco tra l'altro a pubblicare il video in giornata, quindi domani esce Black Might Wukong e con quello dovrei chiudermici dentro per un bel po', e poi a fine mese, il 29 e il 30, arrivano altri tre giochi molto interessanti,
Perciò, come al solito, mi spiace che un titolo così interessante passi di nuovo in sordina, però con l'arrivo, diciamo, dei trofei, secondo me molti trophy hunter, ma anche giocatori che lo prendono ex novo, saranno più stimolati a giocarci, a cercare anche di completarlo al meglio, perché ripeto, alcuni trofei, da quello che leggo, mi danno proprio l'idea dalla descrizione che devi fare praticamente tutto al meglio, non solo finire il gioco. Però è una cosa, secondo me, appunto, che ridà vita a questo gioco. Infatti, considerarlo un grande classico e poi non avere neanche il supporto ai trofei mi fa storcere un po' il naso. Solo perché appunto non era un gioco realizzato direttamente da Sony. Era questa la magagna per i titoli appunto che non avevano i trofei ed erano dati gratuitamente. Sembrava che se con l'abbonamento Plus Premium, che comunque costa un bel po' di soldoni, te lo danno gratis e non è un gioco della Sony, non debba avere i trofei. E invece no, è un concetto sbagliatissimo. Così come anche per chi lo compra, perché anche se costa 4,99 euro, ci sono altri giochi che costano anche meno, che comunque il set di trofei ce l'hanno. Perciò mi fa piacere che l'abbiano aggiunto, spero che questo vi faccia piacere anche a voi. Poi quando vedete appunto il gioco è molto interessante. È quello che poteva essere un... si potrebbe dire... un Asterix e Obelix, le prime versioni, quelli per PlayStation 2, però in 2D con uno stile molto più hack and slash, però come vedete con poteri particolari, la possibilità di giocare in due e quindi è cooperativo sullo schermo. E poi, da un punto di vista anche grafico, tecnico, è un 2D davvero molto bello. Trae un po' in inganno la presentazione, che in realtà comunque ha la sua cifra stilistica. E diciamo che adesso con i trofei anch'io sono invogliato a rimetterci mano. Spero che, come è successo per Abe Exodus, abbiano introdotto prima i trofei per la versione PS4. E poi lo facciano anche per PS5. Il fatto che non l'abbiano fatto in contemporanea o comunque a giorni di distanza ancora non ci siano mi lascia un po' basito, perché mi sembra che Abe Exodus avesse passato anche un mesetto senza i trofei PS5. Però poi alla fine ce li hanno messi. Insomma, è una cosa un po' strana che veramente bisognerebbe indagare come mai fanno queste distinzioni. Sembra così difficile introdurre i trofei quando poi ci sono giochi, ripeto, da 90 centesimi realizzati da team indipendenti di due persone che hanno i 7 trofei, con anche il platino, e solitamente sono appunto giochi fatti apposta per essere completati, per platinarli senza difficoltà, senza gusto, mentre questo, che è un gran bel gioco perché è davvero un piccolo capolavoro da altri tempi, è stato così snobbato. Perciò io sono contento che abbiano aggiunto i trofei, mi fa piacere parlarne e farvi sapere che appunto finalmente anche Ark's Adventure, per adesso solo in versione PS4, ma si spera presto anche nella versione PS5, ha i trofei, e che appunto c'è un motivo in più per rimettersi a giocare questa piccola perla, secondo me davvero molto ma molto sottovalutata. Quindi non fatevi ingannare dallo stile molto particolare, che in realtà secondo me alla fin fine è un suo pregio. Però davvero,
Se l'avevate tra l'altro preso con il Plus Premium o avete il Plus Premium e non l'avevate ancora riscattato, dategli un'opportunità perché Erk's Adventure è davvero una piccola perla nascosta e merita ancora adesso di essere rigiocato, soprattutto con il supporto dei trofei. Detto ciò, quindi io come al solito vi ringrazio per avermi seguito sin qui e vi invito a iscrivervi al canale e direi che vi aspetto al prossimo video.